La notte in fin dei conti non è andata così male. Ha piovuto tanto esclusivamente mentre montavamo la tenda e ha tuonato giusto mezz'ora. Adesso però sono bello umido per via di tutta questa pioggia presa. La mattina presto Gui mi racconta di essere uscito nudo dalla tenda per fare la cacca e che vicino al campo dove ci siamo accampati stavano passando dei pellegrini. Azzeriamo! E via! Campo completamente pulito e oggi, ragazzi, si arriva a Santiago. Completamente stonfi si arriva a Santiago. Ok, Gui? Let's go! Cammino! Neanche 90 km. Per colazione. Oggi per strada si vedono tanti ma tanti ma tanti pellegrini. È iniziato il tratto più commerciale. Che tempo qua si è riempito e questo qua è il migliore. Una bella colazione ci facciamo. Tonight I reserve an hotel tonight. I did it this morning in Santiago. Okay. It's in the city center. It should be a lot better than what we got. Of course. I know it's not really hard to beat. Hotel Dolphin. Oh yeah. What an experience. Bello che nel bar c'è anche tutta la strada che abbiamo fatto e adesso siamo qua. Oggi si mangia a Melide e dopodiché arriviamo a Santiago, poi alla fine del mondo. Ripartiamo. Mi domando come mai sia pieno di cani pastori tedeschi e altri liberi, completamente liberi. Ciao! Arrivati a Melide e adesso si mangia il pulpo gallego. Santiago, una cinquantina di chilometri. Muy, muy bien. This one. I have to sit. Oh, sì, por favor. Gracias. Still to sit and there is already a caña in the table. Questo è il menù. Ci sono varie specialità. Ho appena preso il polpo ai ferri per due con del vin tinto che mi hanno consigliato un sacco. Comunque ci sono tante altre specialità e si sentono anche tanti spagnoli, quindi penso che meriti come posto. Adesso vediamo, devo ancora arrivare al cibo, però me l'hanno raccomandato. Ok, è appena arrivato il vin tinto e il bello è che te lo servono su queste coppette. Let's try it. Yes. Una paladita buona. Ah, eat. That's nice, huh? They love eating. Yeah, eat. Cheers. Cheers, my friend. Oh, it's really... It's really soft. Soft. 11 gradi, molto molto leggero. Appena arrivato, polpo ai ferri, gallego. Per 11 euro mi aspettavo un qualcosa di più, sinceramente. Picantino. Buono. Il polpo alla galiziana, anche detto polbo a feira, è un piatto tipico della Galizia, chiamato così perché veniva cucinato principalmente nei giorni di festa. È un piatto poco elaborato ma molto saporito grazie alla presenza di un mix di peperoncino dolce e piccante insieme. It's a bit pricey, by the way. Because they change the price. Il vino va giù molto bene, devo dire. Essendo così leggero, col fatto che il polpo è bello piccante, ne bevi a palate. Polpo veramente buono. Il cameriere è già la quarta volta che mi colpisce sulla schiena. Nonostante pensassi che la porzione fosse poca, ti riempie per bene. Anche col pane. Sto andando a fuoco, letteralmente. Buono. Qui mi fa anche notare il soffitto, quanto sia originale. Scarpetta obbligatoria e puliamo. Let's clean this dish. We finish it. Yes. No more wine. In Quebec we say the drop of luck. The drop of luck, yeah. The drop of luck. Cheers. Cheers, my friend. Today, Santiago.
Oh, yeah. To Santiago. In 2 hours, Santiago. Intinto, provato. Sempre bello parlare con voi. Super pranzo, a parte quello strong del cameriere che mi ha colpito per ben 6 volte con il marsupio che ha per portare tutta la roba. Adesso ci incamminiamo. I'm going to the bathroom and then ready. Non ho registrato. 35 euro ci sta perché abbiamo mangiato veramente bene, tipico soprattutto. Se passate per Melide, Les Esqueias sono tanta roba per mangiarci. Quest'ultimo pezzo, abbiamo un'ultima salitona che sale e poi tutta discesa fino a Santiago. Dopo la bella buffata non è niente male, devo dire. Nonostante questo sento una bella grinta prima di arrivare a Santiago. Ora aspetto qui che arrivi, dopodiché facciamo la discesa insieme. Yeah! Go, 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 go! Siamo ad Arzúa, manca ancora una città e siamo a Santiago. Dai, 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 dai che giri, avanti! Sempre bello vedere questi cartelli qua. 1,5 metri per superare i ciclisti, mi raccomando. Anche in Italia, dopo 67 km, ha ricominciato a piovere. Molto bene. Forza, forza, dai che giri. Arrivati! Here we are. Dai, 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 dai. Last steps before the church. Con questa musica arriviamo direttamente. Oh, se non mi parte la bici. Con questa musica trionfante arriviamo a Santiago. Se devo dirvi la verità, l'arrivo a Santiago non è stato per me un qualcosa di significativo. Anzi, vedere le orde di pellegrini senza zaino, puliti e truccati, ha fatto scendere in me un senso di disagio, oltre che rovinarmi la bellezza di una città che in fondo è molto bella, ma ahimè è diventata destinazione di un cammino ormai commerciale. Ovviamente la magia del cammino c'è, e non percepirla sarebbe come mettersi 2 prosciutti davanti agli occhi. Quello che intendo dire è il senso che si è venuto a creare nel percorrerlo. Chi religioso, per sfida, riflessivo, eccetera. Tutti che cercano un obiettivo da raggiungere a tutti i costi, senza domandarsi invece cos'è davvero un cammino, o pedalare nel mio caso. Per me è un turbinio di emozioni, oggetti, sensazioni, risate, sorrisi, sguardi, birra in compagnia, pioggia, sole, fatica. Mi domando se tutta la gente che si trova attorno a me si soffermi a chiedersi queste cose, o se le viva pensando già a cosa farà dopo, senza porsi interrogativi su cosa ha vissuto ora. Sta di fatto che in questo istante sono qui, negli ultimi momenti insieme a Gui, voglio godermeli tutti, dato che domani dovremo salutarci. Lui andrà verso Pamplona, mentre io continuerò il viaggio. E dopo la bellezza di 24 giorni in bici, one big problem. There are no cañas around here. No bars. Mi fiendo poi nell'officina del pellegrino per la Compostela. Dopo un 15 minuti riesco a farla. Buon lavoro. So now I'm certificated. I did it. You like it? Yeah, it's cute. But you have a big problem. To put that on your luggage without. Yeah, this is a big problem. Con Gui beviamo una cagna e filiamo in stazione dei treni per capire come tornerà a Pamplona. Difficult? Yes, may I use you again? Ho trovato un nuovo compagno. Che casino per portare una bici. Non ci sono auto, treno, sono tutti occupati. Tell me. Un euro divento ricco, non fare 3 biglietti. Pazzesco. Tra italiani ci si trova sempre, per fortuna. È assurdo come facciano di tutto per portarti fino a Santiago con autobus e taxi. E poi alla fine tu non possa tornare indietro facilmente. Pazzesco. Quindi disorganizzazione qua a Santiago, se per chi vuole farlo in bici è veramente fregato. Wednesday evening, I have to wait until Wednesday evening at 5 o'clock. Gui mi ha appena detto che il signore italiano ha appena preso l'ultimo biglietto per partire da qua in autobus e andare in bici fino a Irun. Piove in Galizia, eh? No, poco. Dopo l'avventura in stazione stiamo andando verso l'hotel e qui appena notato mi ha fatto una sorpresa, quindi anche stanotte si dorme insieme e domani ci salutiamo definitivamente. Ok. I don't think lots of people will come here, that's why I like.
Questa è la nostra abitazione per stanotte. 4 letti penso che possano bastare. Sono distrutto. Anche oggi abbiamo dato quasi 100 km, 1300 metri di dislivello. Molto figo perché ci abbiamo andato dentro. Adesso ci laviamo e dopo vediamo di fare una cena. A livello di organizzazione bici, schifo. Perché una volta arrivato a Santiago non può prenotare un'auto perché sono già tutte prenotate. I treni, c'è il mega problema. Ci sono i posti prenotabili, ma ce ne sono 2 a disposizione per le bici e basta, e devi essere fortunato. L'autobus che porta fino a Irun non sono più disponibili i posti per le bici, quindi assurdità, proprio gestita malissimo, veramente male male. E in più arrivare in hotel e avere il receptionist che ti dice no, non sono accettate le bici, quando Gui ha visto e non c'era nessun segno, e devi trovarti un parcheggio dove speri che la mattina dopo di ritrovare ancora la bici, non è che mi piaccia molto e mi fa girare parecchio. Infatti anche qui era abbastanza alterato prima. Amen. Adesso una bella doccia, dopodiché andiamo a cenare e facciamo una bella festicciola. Proviamo anche le ciliegie che ci ha donato il signore di Vilella. Non ho voglia di filmare la cena perché voglio godermi gli ultimi attimi con Gui, che è stato un compagno di avventura spaziale, e sono voluti solo che 20 giorni per trovarlo. Questi 4 giorni insieme ci siamo divertiti come i matti, veramente tanta tanta roba. Bene, ci vediamo domani, perché non è finita qua. Sono arrivato a Santiago, ma non è ancora finita qua. Ci vediamo domani.